Abbiamo chiesto alla ministra Madia di incontrare CGIL e CISL per chiarire definitivamente, dopo un DEF piuttosto sconclusionato su questo tema, la presenza o meno nella prossima legge di bilancio delle risorse necessarie per corrispondere gli aumenti contrattuali che sono stati già stabiliti con la ministra Madia nell'accordo del 30 novembre 2016, garantendo in questo modo gli 85 euro non solo ai lavoratori statali, ma a tutti i lavoratori pubblici, quelli della scuola, quelli della sanità, quelli degli enti locali. È necessario agire in questa direzione, dalla ministra aspettiamo un chiarimento anche sulla vicenda della neutralizzazione del bonus 80 euro, sul finanziamento del welfare contrattuale e della defiscalizzazione dei premi di risultato. Abbiamo anche chiesto al presidente dell'ARA, Gasparini, di intervenire per riattivare i tavoli tecnici che già sono stati fissati sia per il comparto della sanità che per il comparto delle funzioni centrali e che devono al più presto riprendere il loro lavoro. È evidente che in assenza di questi chiarimenti CGIL e CISL insieme alle categorie metteranno in campo le azioni più opportune per poter premere sul governo in modo tale che nella legge di bilancio le risorse siano assolutamente nella disponibilità dei tavoli contrattuali.